Dopo alcuni rinvii dovuti a esigenze tecniche e alla complessità dell'avvio di questa nuova esperienza, nuova avventura, siamo arrivati al dunque. Oggi, adesso, in questo momento, il servizio 112 regionale è partito, è partita la seconda regione in Italia dopo la Lombardia che copre l'intero territorio regionale, è partito con una particolarità di avviare insieme in Palmanova, nella sede della Protezione Civile, sia il 112 che il 118 aggregati. È partito un servizio che serve a filtrare le chiamate dei cittadini e a smistarle in questa stanza dove ci troviamo, evitando chiamate improprie e errate ai diversi corpi di vigilanza, di sicurezza, quindi le forze di polizia e della sanità, e scaricando in questa sede quindi, e filtrando le telefonate e poi smistandole per la competenza. Questa è la prima operazione, la più rilevante operazione, ovviamente poi tutta la tecnologia e l'informatica che c'è dietro a questo processo consente la tracciabilità dei mezzi, il riconoscimento cartografico di dove si trova la chiamata, insomma tutta una serie di novità che ovviamente aumentano la sicurezza del cittadino. Questo è lo scopo finale. Risparmio anche di costi. Beh, senza dubbio, perché ci sono tutta una serie di attività improprie che possono sfuggire, ma voi dovete considerare il fatto che centralizzando il servizio, si evitano telefonate che a volte può sembrare una cosa incredibile, a volte ci sono delle chiamate seriali da parte di persone che chiamano, che ne so, i carabinieri o un'altra forza di polizia in maniera ripetuta. L'esempio l'avevamo visto in Lombardia, addirittura migliaia di telefonate nel corso di un mese. E questo sistema invece consente la tracciabilità e anche di definire quelli che sono i chiamanti impropri, seriali, eccetera. Cioè tutta una serie di cose che serve anche ovviamente a contenere i costi. I cittadini dovranno abituarsi, diciamo, a questo nuovo sistema. Sì, ma guardi, alla fine i sistemi internazionali di chiamata unica stanno procedendo ovunque. Noi siamo, ahimè, rispetto all'Europa come nazione un po' in ritardo. Ci stiamo finalmente adeguando, io credo che in una prima fase i cittadini non percepiranno alcun impatto, nel senso che potranno continuare a chiamare i numeri che conoscono e progressivamente ci sarà un'attività tesa anche a informare, e voi oggi fate parte di questa attività senza dubbio, a informare i cittadini che potranno chiamare un numero unico che è il 112. Tutte le telefonate dell'emergenza sono convogliate a Palmanova nelle sale della Protezione Civile. Abbiamo una sala per il 112, abbiamo una sala per la Protezione Civile, quindi per tutte le emergenze ambientali, abbiamo una sala per il 118 dove vengono trattate le emergenze sanitarie. Dal punto di vista dell'organizzazione vostra, come cambia? Ma c'è stato un grosso lavoro organizzativo e di fatto la Protezione Civile da oggi, anzi da qualche mese, ha una struttura in più che è quella che cura il numero unico dell'emergenza, il 112. Sono state assunte o trasferite da altre strutture degli enti locali e delle strutture ospedaliere gli operatori, in questo momento 26 operatori, per gestire questo servizio con la turnazione 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.